la Minervini Godelli presentano Gargano Running Week. Il Gargano rialza la testa, reagisce agli eventi calamitosi dei giorni scorsi e lo fa creando un grande evento di running nel meridione d'Italia. Gargano Running Week, in programma dal 9 al 12 ottobre prossimo, una corsa attraverso il verde dei faggeti del Parco Nazionale del Gargano, gli ulivi della Campagna Pugliese e il mare della costa garganica. La manifestazione è stata presentata questo pomeriggio in Fiera del Levante nel padiglione di Puglia Promozione, alla presenza del presidente della Giunta regionale Nicchi Vendola, dell'assessore al turismo e cultura Silvia Godelli e dell'assessore allo sport Guglielmo Minervini. Un momento in cui il Gargano ha bisogno di una cura particolare, fatta di attenzione, di ascolto, di interventi concreti che riguardino non soltanto il ripristino del sistema viario, la pulizia dei corsi d'acqua, gli interventi di ristoro e di sostegno al mondo agricolo e agli operatori turistici, ma anche una cura che consenta davvero di riproiettare il Gargano verso il futuro. Gargano ha delle energie straordinarie, dei talenti incredibili, una capacità di lavoro, anche un moderno sistema di impresa, dei giovani meravigliosi. Allora, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare dal lato, diciamo, che riguarda le calamità naturali, faremo tutto quello che occorre fare, ma ora siamo impegnati in una campagna specifica di promozione dell'immagine del Gargano. Lo facciamo e lo abbiamo fatto confermando la presenza del volontariato della Protezione Civile a pugno chiuso, confermando un evento, diciamo, di un certo rilievo internazionale di attività sportiva sul Gargano. Lo facciamo aiutando e accompagnando le città come San Marco in Lamis e Peschici, che cercano di convogliare sul Gargano lo spettacolo della solidarietà e della musica che sostiene, che incoraggia, che dà forza. Lo vogliamo fare, diciamo, con tutta la capacità di costruire campagne che possano avere un impatto internazionale, affinché non soltanto la Puglia, ma le Puglie, a cominciare dal Gargano, siano al centro di un fascino, oltre che di una economia che cresce.